Buongiorno ragazzi, video veloce, cioè questo primo pezzo di video sicuramente molto veloce. Sono in pausa pranzo, tra 20 minuti devo essere in ufficio e devo ancora anche lavare il pavimento, ma ce la faremo. Allora, mi è venuto in mente di fare, visto che siamo in una fase di sole, scusate ma oggi sono veramente, non ho neanche trucco, sono andata in ufficio così, ma sta sbucando il sole un po' più spesso, le temperature si stanno scaldando, ho pensato di fare questo video outfit cambio di stagione e quindi monterò alcuni 4-5 outfit di quelli che verranno questa settimana, magari la prossima. Il primo, oggi per l'appunto sono andata in ufficio, quando vado in ufficio faccio uno sforzino per evitare il solito jeans e felpa, jeans e camicetta, jeans e maglietta, e ho messo questo abitino. Il brand è Lumina, stamattina sono andata col cappottino sopra, che però è ancora in ufficio perché tanto torno a prenderlo, ed è un abitino che da solo secondo me fa già il look perché ha una fantasia un po' particolare e zebrata, ma sul marrone. Questo l'ho preso da Marta, la mia amica, Zazazu Concept Store. Sopra metto questo giacchino che ormai posso definire assolutamente vintage perché ha quasi 22 anni, mi sembra, comunque ne ha più di 20, l'avevo preso in Inghilterra da ragazza. Sotto ho messo, non sono ancora in fase sandaletto, non mi piaceva l'idea di mettere la scarpa da ginnastica, non mi piaceva lo stivale alto, quindi ho messo questo stivaletto, mettendo quindi l'abito, diciamo, sdrammatizzato in maniera anche un po' grunge. E questa è la borsettina che ho scelto, che non so se ci stia particolarmente bene, però era già pronta da ieri e quindi ho usato lei. Anche perché, detto tra noi, quando vado in ufficio ho la borsa del PC, quindi butto tutto lì dentro. La borsettina per l'appunto ce l'avevo già pronta da ieri e ho utilizzato questa. Vi metto poi la reference di tutti i brand nell'info box. Quindi fine primo outfit, adesso lavo per terra, vado a fare una e vado in ufficio. Sotto vi metto anche il pantaloncino drenante, un micromassaggiante, e qui finisce il primo outfit di questo video. Buon proseguimento di video a tutti. Ciao. Eccoci al secondo outfit, che non è questo, ma datemi un momento. Tra l'altro oggi ho lavato evidentemente i capelli, cioè tengono metà dello schermino. Allora, non è questo l'outfit che voglio farvi vedere. Mi sono arrivati ieri due completini nuovi per la palestra e devo dire che sono tra i più belli che io abbia mai ricevuto. Cioè, questo nello specifico mi piace tantissimo. Io oggi vado a fare un'ora di sport, sono stata vestita così tutto il giorno, perché in pratica quando devo fare attività sportiva in pausa pranzo pomeriggio mi ci vesto già la mattina, perché poi altrimenti sono sempre di corsa e mi trovo in ritardo, magari non vado in palestra perché non sono vestita. Vabbè, questo per farvi un po' l'intro. Bellissimo. Allora, ho cambiato approccio ai completini Oceans Apart, perché ho sempre preso delle M. Il problema qual è? Che io sono M sotto, perché ho la coscetta e il culotto, ma sono S sopra, gli M mi stavano tutti grandi. Ho sfruttato la possibilità di poter prendere taglie diverse sopra e sotto e finalmente ho trovato una quadra, e soprattutto vi faccio vedere da vicino questo modello. Queste sono coppe, non sono le mie tette, che è tutto a costine anche qua, a costine anche qua sul lato. Mi piace tantissimo. L'altro che vedrete tra un paio di giorni, credo, perché domani non so se andrò a fare sport, strabello anche lui, ma questo top è proprio, mi piace un sacco. Il colore è blue navy, a costine qua, lungo tutta la coscia, qui sul bordo, e ha questo top che è per l'appunto più contenitivo, un po' più coperto, non so, tipo una canottierina corta, ma bello bello bello, e vedrete il prossimo, non domani però, mi sa dopodomani, perché appunto in palestra non ci vado tutti i giorni. Sempre carina, mi raccomando, al prossimo outfit, ciao! Buon pomeriggio ragazzi, so che avete già visto questo outfit nel video dedicato a questo outfit, perché mi piaceva così tanto che gli ho dedicato un video, però ve lo faccio vedere anche qua insieme agli altri outfit di questo periodo. Ricapitolando quindi il video completo, dove vi racconto anche dei trucchi, le varie opzioni, tutti i colori di borsa, ve lo metto qui nell'info box. Però abbiamo tuta di jeans overall di Marité François Girbeau, che al momento sto ancora abbinando con la versione borsetta nera. La borsetta è Sì by Chloé, e sotto ciotola del cane, e sotto il Sabot
di Martina Tagliaferro, produced in Firenze, acquist in Isola d'Elba l'anno scorso a settembre, che sta benissimo secondo me con questo look. Eccole lì, vedete il sabottino, base nera e marrone, insomma sia bene con questa borsetta. Mi pare faccia calduccio adesso, io devo uscire adesso in pausa pranzo, però stamattina per andare all'asilo avevo messo questo cappottino, un maglioncione in lana, bello 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 bello, brand in trend. E voilà, al prossimo pezzetto di outfit. Ta-da! Eccoci a un altro outfit, tra poco però mi devo ricambiare perché Diego il pigiama lo devo sistemare, voglio solo farvi vedere la scelta dell'outfit di oggi. Ho delle cose da fare in centro, nel pomeriggio fa molto molto caldo, quindi ho messo questo soprabitino particolare, leggero. Allora, camicetta bianca Nuna Lee, occhiale vintage brand Rochat, preso al Balloon. Questo soprabitino è di una sartoria di Imola, che si chiama Zigzag Imola. Jeans baggy accartocciato, vita alta, souvenir. Borsetta top, mi pare stia bene con il colore del soprabito e con la scarpetta, che è una Reebok rosa chiaro. Quindi diciamo che tra soprabito e scarpetta abbiamo rosa chiaro e top, un abbinamento che mi piace. E devo dire che mi piace anche questo tocco di azzurro con la lente un po' top come la borsetta. Mi piace tutto. Se fossi truccata ancora meglio, però oggi non mi posso truccare, quindi va così. Mia, l'outfit di Pasqua. Parlo sempre piano perché faccio sempre questi video quando Diego fa la nanna. Allora, per andare dai miei a pranzo, particolarmente social diciamo, ho indossato, sporco di pastiera, l'abitino fucsia che ho fatto vedere in uno degli ultimi video, non so quando pubblicherò questo video, quindi non so bene, comunque l'avete visto da poco in uno degli ultimi video. Vi faccio vedere cosa ho messo sotto, ma vi faccio anche vedere che l'ho abbinato in maniera molto colorata con questa borsina di coccinelle giallo, neanche giallo senape, sì forse un giallo senape acceso. Comunque ho messo anche questa collanina che ha il dettaglietto giallo e ho voluto abbinare l'abitino con una sneaker bianca e blu perché avevo anche la giacchetta di jeans, perché ora fa molto caldo ma stamattina quando siamo partiti faceva freschino. Quindi ecco qua, borsetta gialla ipercoloratina, giacchettina di jeans per il freschino, abitino fucsia, collanina dettaglio giallo, sneaker Puma bianca e blu. Non ho ancora pensato all'outfit di domani di Pasquetta, grigliata. Vediamo un po' il meteo di domani com'è e ci aggiorniamo. Ciao! Hey Joe, che outfit sono? All'85esimo? Non me lo ricordo. Si può essere in ritardo anche quando si è in ferie e non si aveva niente da fare tutto il giorno? Cioè non è vero, avevo un sacco di cose da fare che non sono però riuscita a fare e insomma sono qui che cazzeggio e sono in ritardo. Allora, ho una merenda, ho un appuntamento social di Diego che va a giocare dal suo amichetto Luca, quindi lo sto andando a prendere. L'outfit da mamma che va a fare merenda a casa di altri bambini è questo. Salopette nera, questa ha 1500 anni, arriva da un qualche Shein, Rom, non lo so, comunque è anche un po' scolorita, dovrei anche buttarla, ma le voglio troppo bene, che ho abbinato con mocio perché oggi ho pulito il pavimento. Scarpetta Reebok rosa chiaro, bomberino Sisley rosa e nero, troppo figo, mi sembra quello delle, come si chiamavano le tizie di Grease? Non me lo ricordo, le qualcosa girls, no? Help. Borsetta che non c'entra assolutamente niente, ma come vi dicevo sono in ritardo e quindi non ho tempo di cambiarla, ma secondo me non ci sta poi nemmeno così male poi tutto sommato. In mano ho il lucida labbra Lily Lolo colore English Rose, non mi pare che mi stia particolarmente bene, forse lo regalerò o butterò. In mano ho le chiavi di casa, le chiavi della macchina, ho anche la pinzetta, casomai ci fosse sole, occhiali da sole parigino, ma quanto sono trendy come mamma che va a giocare dalle altri bambini, di Jimmy Fairley. Vado a comprare i biscottini e mi avvio al prossimo outfit.
un pezzettino di video outfit, non perché io abbia finito gli outfit, ho le idee per gli outfit, ma perché ho il telefono pieno di questi mini video e non ci sto capendo più niente, quindi chiudo con questo, ma se vi piace questo format ne possiamo fare altri. Allora, di base oggi abbiamo come colori blu, bianco e verde. Ho già usato questo outfit un altro giorno con un'altra maglia sempre a righe, mi era piaciuto molto, quindi a maglia righe, questa è di Twin Set, vecchissima. Il pantalone è un pantagonna, gonna pantalone di, insomma qua è un pantalone, di Zara di un paio d'anni fa. Le scarpette sono bianche e blu della Puma con calzino verde con volpine regalato da Manu a Natale, non ricordo di quale anno fa. La borsettina è questa, è verde, c'è scritto Ali, il brand, cercate Le Nom Tropecien o Le Nom Avec Amour, una cosa del genere. E basta, quindi questo è l'outfit di oggi. Molto carino, molto spring, molto carino, l'ho già detto. Noi ci vediamo al prossimo video, buon pomeriggio a tutte,